L'edicolante, il ristorante, la vendita vendita del del pesce pesce vendita, lo congelato, saltare il con la negozio gozza, dell'italiano, l'italiano, gioielleria, garage, il giochi di ristorante, fabbrica, il i congelatore, la fruttivendoli, pasticceria, la salumeria, il panificio, la tabaccheria, i negozi di Skype. Tutti pagano. Tutte pagano. Le estorsioni sono una cosa che va benissimo a Palermo, perché la gente è molto educata nel pagare. Hanno, come dire, quella mentalità per stare tranquilli. Il pizzo è una manifestazione di signoria territoriale di un'organizzazione criminale. Cioè, io che sono forte è una forma di bullismo. Tu sei più forte del tuo compagno accanto, bene, gli dici voglio 5 euro al giorno, mi devi pagare la merendina, punto. È questo il pizzo. Senti, a me cercati un amico. Cercatelo buono e cercatelo in questo rione. Mettiti a posto se vuoi lavorare. Senta, in queste circostanze la richiesta fu una richiesta verbale o ci furono degli atti di violenza? Fu mostrata una pistola, venne fatto danno al cantiere e nell'ultimo episodio fu minacciato di morte sia il Di Marco che il Gambino Francesco. Pagare è inutile. Lei ha paura dopo questo? Ho paura. Prima avevo paura, dopo avevo paura, esatto, quindi ritengo di non avere paura più del normale. Dopodiché ho richiuso la porta, dopo poco ho sentito questi colpi di pistola e così sono scesa, mi sono seduta su quei gradini prima dell'ascensore e ho subito pensato in maniera molto tipo fumetto. E ora che faccio?